Salve ragazzi e bentornati su Super Pokémon Rumble. Ed eccoci qui in diretta dalla Via dei Valenti. Allora, non ci restava altro che proseguire, andare oltre la Via dei Valenti e andare a vedere un pochino cosa abbiamo oltre il confine ultimo. 4 di 4. Bene, allora svegliamo il Drillbur. Puoi usare il tunnel per ritornare a North Town. Qui abbiamo area di confine. È un cancello che ci dovrebbe portare in un'area successiva, perché questa è l'area di confine, bla 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 bla. Non so cosa... Area di confine... Non so cosa ci possa essere minimamente. Allora, è capitato anche a me di pensare di unirmi a Cobalion. Sei proprio uno stronzo, comunque. Ok, sappilo. Prosegui sempre dritto per il pilastro del mondo. Andiamo? No, cos'è sta roba? No, non mi dite che è la lotta d'assalto! No, ragazzi! Lotta d'assalto! Sconfiggi... ai Dragon. No, è impossibile. No, ditemi che state scherzando, eh. Sarà solo uno sforzo inutile. Penso, la penso come te, perché mi trovo tipo in condizioni drastiche. 23... What the fuck? Oddio, oddio, oddio. Oddio, regà. Ma che cazzo? Sta andando bene, sta andando bene. C'ho paura. Dai, caspita. Oddio, 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 oddio. Dai. Ce l'ho fatta anche qui. Vi prego. Oh, c'è Scavalier. Clicchiamo come non abbiamo mai fatto in vita nostra. Ce l'ho fatta anche adesso. Oh, oddio. Oddio. C'è... Oddio. Dai, cazzo. Oddio, Hachelgore. Ci sono tutti i boss che ho battuto finora. L'ultimo è il Dragon. Attenzione, Darkigno arriva. Sbam. E vince. Non ci credo. Non ci credo. Ho la pressione alta a 1000. Wow, allucinante. Sono ancora sotto shock. Ragazzi, è stata una lotta d'assalto improvvisa. Non ne sapevo proprio nulla. Sono sotto shock. Bastioni di Cobalion. Abbiamo un'altra zona, un altro cancello. Ditemi che non è vero. Come si vede che stiamo per finire il gioco? Bastioni di Cobalion. Allora, cosa c'è qui? Ok, è una lotta di quelle là a catapulte. Direi di mettere... Allora, mi voglio portare dietro Gliscor come primo Pokémon. Qui dovrà starci Medicham, che possiede Intro Forza ed Energy Palla. Penso sia questo, o no? È questo. Ok. E da questa parte mandiamo... Davvero non lo so, raga. Ho diversi Pokémon abbastanza forti, però... Wow. Questo Machoc possiede Incrocolpo. E pugno scarica. Potrebbe essere una buona cosa. Dai, proviamo a mettere Machoc. E con Gliscor andiamo. Iniziamo? Ok. Catapultiamoci all'interno di questa... Di questa non so come definirla, ragazzi. È una lotta a catapulta. Allora, questo qui è protezione. Quindi usiamo Sbam, scudo e notte sferza.
Quindi sarà protezione attacco, attacco protezione. Vai, si entra in game. Attenzione, Vibrava e Trapinch. Bene, ci siamo finora. Il boss è Dompan. Aha, con Tempi. Aia, mi hanno paralizzato. Protezione. Dai su, Dompan sta andando quasi KO. Attenzione, allontanarsi tutti. Ok, ce l'abbiamo fatta, sì. Ragazzi, come al solito non dimenticatevi di raccogliere tutta l'adrenalina che i Pokémon vi hanno lasciato, perché l'adrenalina, soprattutto in questi ultimi livelli, sarà davvero ma davvero fondamentale. Ok, Sandshrew e Sandslash. Pokémon abbastanza forti anche loro. Adesso è da vedere un pochino chi è il boss. Chi è? Oddio, è Steelix. Aia, è Steelix. Qui dovrebbe attaccare Machoke, perché lo farebbe fuori in un nanosecondo. Ok, cosa che ha fatto? Grande. Sbam, curiamoci. E raccogliamo come al solito l'adrenalina a terra, che ho già raccolto. E c'è da dire anche che ho l'adrenalina al massimo. Sì. Altri Pokémon? Oh, Barboach e Whiskash. Dai su, prendiamo tutta questa adrenalina, anche se ormai non ha senso. Oh, il boss è Sismitoad. Adesso la cosa più bella è da vedere chi sarà il boss finale proprio di tutto. Ho paura soltanto al pensiero. Oh, spawnano altri Pokémon, attenzione raga. Ok, Sismitoad è paralizzato. Colpitelo, dove caspita siete, quando servite. Ok, cioè Machoke aiuta un casino con Incrocolpo, cioè è una furia. Bene, ragazzi, boss finale. Non so chi sia, però intanto entriamo in game. Oh, abbiamo Riolu e Lucario. Soltanto come Pokémon base, vi lascio soltanto immaginare chi sia, chi possa essere il boss. E ho anche paura all'idea. Ok. Il boss è... Haxorus. Ho i brividi, ok. La tua lotta finisce qui. Preparati a subire il mio attacco più potente. No, non ci tengo. Sinceramente no. Allora, ci stanno questi Frexurus. Sono abbastanza forti. Riprenditi. Cioè, il mio Medicham stava andando da fuori. Allora, regà. Adrenalina. Dai, su. Dobbiamo farcela. Dai, Gaspiderina. Dai. Ce l'abbiamo quasi fatta. Oddio, regà. Wow. Ce l'hanno fatta. Fortunatamente. Perché io stavo quasi per andare KO. Ce l'ho messa tutta e mi hai sconfitto ugualmente. Cobalion, la vittoria sia con te. Che la vittoria sia con te. Io spero di no. Vabbè, otteniamo una B. Oh, usciamo vittoriosi da qui dentro. Da dentro sto livello, dentro sto dungeon. Ok, totalizziamo un bel po' di punti. Bastioni di Cobalion, Pokémon sconfitti 19, attacchi sferati 154, soccorsi effettuati 1, adrenalina raccolta 66, utilizzi per adrenalina 1, tempo totale 3 minuti 43 secondi e 21 centesimi, per un totale di una B. E mi accontento, e come? Perché sì, totalizzare questi punteggi, soprattutto in questi livelli, momentaneamente è oro. Si sblocca un altro cancello.
Adesso cosa abbiamo di qua? Oddio. Salve, c'è nessuno. Parte un'animazione casuale, così a caso. È la torre dove ci stanno tutti quanti gli ingranaggi. Oh, c'è l'esercito di Cobalion. È l'esercito di Cobalion. Parla Golet. Ascoltatemi tutti. È giunto il momento di salvare il mondo dei giocattoli. Fatemi capire. La rugiada di luce disperderà la ruggine. Sì. E aprirà l'entrata. Adesso un pochino stiamo a vedere cose che riuscirà a fare Cobalion. Ancora un piccolo sforzo. Ecco tutta la rugiada di luce che viene versata, portata da tutte le parti. Oh no! Stanno arrugginendo tutti! Intanto vedete che tutti quanti i Pokémon stanno a terra. È terribile! Adesso che succede? Arriviamo noi, arriva il nostro team. Medicham e gli altri. Che intendi dire? Siamo qui a cospetto di Cobalion. Dici di voler salvare il mondo, ma intanto lasci che tutti i tuoi amici sacrificano se stessi. Non ha senso. Anche questa è giustizia. Attenzione. La freddezza di Cobalion, ragazzi. La freddezza di Cobalion. Ok. Allora, cosa abbiamo qui? Possiamo uscire? No, non possiamo uscire. Il che è bellissimo. Quindi, allora, dovrei affrontare un'altra sfida simile, però stavolta battendo Cobalion. Teoricamente dovrebbe andare così. Quindi, i prossimi Pokémon che schiererò saranno... Saranno. Allora io però volevo Gliscor perché è abbastanza forte. Machok sta messo malissimo. Non lo so. Allora io ho questo Skarmory con all'acciaio e perfubecco. Però ovviamente non so che tipi di Pokémon ci possano essere lì dentro. E niente. Penso di mettere lui, perché ha delle mosse un pochino più potenti e ha una forza di circa 1443. Quindi sì, schieriamolo dalla parte sinistra. No, non dalla parte sinistra ho detto, caspiterina. Ok. Magari mi può anche servire, può dare una mano, può dare un aiuto in qualche modo. Poi da questa parte abbiamo Medicham, non il Medicham di poco fa, che sta messo male anche lui, ma abbiamo altri due Medicham. Uno con introforza e tuono pugno, un altro con introforza ed energipalla. Però l'altro aveva palmoforza. C'è da considerare anche questo. Babbo, che dite? Beh, intanto schieriamo lui con introforza e tuono pugno, che magari ci dà una mano. E poi non lo so, al centro proverò a decidere io con calma, una scelta un pochino più accurata. Quindi niente, per questo episodio è tutto. Nella prossima parte andremo a sfidare, ci catapulteremo, ok, adesso ci siamo, dentro il dungeon, per andare a vedere un pochino che Pokémon ci sono e il boss finale, se è Cobalion o meno. Quindi niente, io vi saluto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video, commentare sotto, mettere mi piace alla pagina di Facebook, e niente,
tutto lo trovate in descrizione e noi ci si becca con la prossima parte di Super Pokémon Rumble. Ciao belli!